foto di gruppo per i musici e gli sbandieratori del gruppo storico dei Sestieri di Lavagna. Tutto è pronto per l'edizione 2016 della celebre rievocazione storica delle nozze fra il conte Opizio Fieschi e la nobildonna Bianca de Bianchi, che secondo la tradizione nel 1230 avrebbero celebrato il loro matrimonio distribuendo a tutti, nobili e popolo, un gigantesco dolce confezionato per l'occasione. Lavagna ogni estate si tinge dei colori dei Sestieri, Borgo, Ripamare, Scafa, Cavi, Moggia e San Salvatore, che sfilano per le strade della città assieme ai musici, agli sbandieratori e a un numeroso corteo, costituito da 200 figuranti volontari in costumi d'epoca, che rappresentano la corte dei Fieschi, i nobili convenuti per le nozze, giullari e saltimbanchi, religiosi, armati, le guardie del corpo del conte e il gruppo delle grazie d'amore, che propone danze medievali. Infine l'araldo, che proclama le nozze del conte, invita i sudditi alla grande festa, elencando i possedimenti della famiglia Fieschi in Liguria e nelle terre confinanti. Massa, Carrara, Calice, Madrignano. E poi la coppia di sposi che per la 68esima edizione della Torta dei Fieschi sono stati impersonati da due storici membri dei Sestieri, Paolo Costa di 27 anni e Valeria Trifiletti di 24. Fin qui la rievocazione, poi c'è la cronaca di una domenica, vigilia dell'Assunta, particolarmente affollata di turisti, che ha fatto registrare il tutto esaurito anche a Lavagna. Un po' più stringenti del solito le misure di sicurezza, con la via Aurelia chiusa al passaggio del corteo e le relative segnalazioni agli automobilisti in uscita ai caselli autostradali. E ancora misure restrittive per quel che riguarda il consumo di bevande, a coadiuvare le forze dell'ordine presenti con discrezione per garantire la sicurezza, i carabinieri in congedo e i volontari dei Sestieri. La festa, con il tradizionale gioco e la distribuzione del dolce, 12 quintali di torta confezionati dai pasticceri di Lavagna, è proseguita fino a notte fonda.